Buongiorno Cuneo. Buongiorno Granda. Buongiorno Centallo. Come state? Tutto bene? Fa freddo, abbiamo inaugurato il mese. Sì, assolutamente. Siamo al primo dicembre. Evviva! Rullo dei tamburi, guarda, inauguriamo il mese. Assolutamente sì. Allora, di cosa parleremo questa mattina? Questa mattina parleremo intanto di una storia che, insomma, non tanto divertente, ma molto, come dire, molto bella, perché è stata ritrovata e tornata a casa Melissa, che è stata rapita 2 anni nel 1971 e ritrovata dopo mezzo secolo. Ma pensa. Pensa che avanti cose. Cristo dopo quindi, Cristo. Vabbè, adesso, voglio dire. Buongiorno quindi, Melissa, ecco. Ci ascolta anche lei. Sì, sì, nel Texas, però in streaming sì, magari streaming, ci ascolta. Certo. Poi un ex dipendente di un negozio di abbigliamento svela una bugia che da sempre dice ai clienti. Vabbè, sì. Interessante. Ah, come sta bene. Sì, sì. Sapere, no, vabbè, anche, ma non quella. E come poi, bella, come simpatica. Sì, sì, il segreto del fascino di un uomo nelle guance, benissimo. Infatti, ecco. Un criceto praticamente. Sì, esatto. Giusto. Giusto. Questi sono gli argomenti di questa oggi mattina, che andremo a sviscerare a breve. Ah, tempo da lupi questa sì. Mattina. Ascoltiamo i Maneskin. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. Start you up. Tonight is gonna be the loneliest. There's a few lines that I have wrote in case of death. That's what I want. That's what I want. So don't be sad when I'll be gone. There's just one thing. Time I've got left here. The only thing I know now is that I wanna spend it with you, nobody else here. Tonight is gonna be the loneliest. You'll be the saddest part of me. Tonight is gonna be the loneliest.
le schitarrate dei Maneskin. Allora, e il giro di basso di Vittoria. Adesso vi racconto la storia di questa Melissa che è stata rapita 2 anni nel 71, qualche annetto fa. È una storia davvero incredibile, quella di questa texana Melissa Hicksmith, che a 51 anni di distanza dal suo rapimento ha potuto riabbracciare la sua famiglia grazie al DNA. La donna aveva soltanto 21 mesi quando, pensa anche lì, la mamma l'ha affidata a una babysitter, no? Perché doveva andare a lavorare, quindi ha cercato una babysitter. Una signora ha risposto all'annuncio e qualche giorno dopo si è presentata per prendere la bimba, no? L'ha proprio presa. No, infatti, ma praticamente la mamma quel giorno doveva lavorare, quindi non è riuscita lei ad affidare la bimba a questa babysitter, ma cosa ha fatto? L'ha lasciata alla vicina di casa dicendo di lasciarla alla babysitter, e così è stato. Peccato che da quel giorno si sono perse le tracce sia di babysitter che della bambina. Ma cioè, pensa. Ma ti rendi conto, anche questa famiglia. Tante volte uno vorrebbe affidare la suocera, invece non invece riesce. Questa ha affidato la bambina e questa qua gliela ha portata via, te sai. O affilato, proprio. Veramente. Affilare la suocera. Pazzesco, comunque la famiglia. L'ha ritrovata dopo. Sì, ma sì, diciamo che la famiglia non ha mai smesso di cercarla. Vabbè, i genitori chissà se ci sono ancora. Comunque sta di fatto che a settembre la famiglia, che appunto continuava a cercare, no, le tracce di questa bambina oramai adulta, ha ricevuto un messaggio anonimo che, dove si diceva che la figlia si trovava in Carolina, quasi 2000 chilometri dal luogo in cui è stata rapita. E quindi, insomma, si sono in qualche modo ricongiunti. La donna, tra l'altro, ha raccontato di aver avuto una vita difficile, di essere scappata di casa a 15 anni, di aver vissuto per strada tanto tempo, quindi comunque è stata portata niente via, di ma facile, ha fatto via. Una vita infame, povera donna. Non è chiaro che fine abbia fatto la babysitter, chissà, anche lì, in qualche se film c'è thriller. Ancora, se non c'è più, comunque la responsabile del rapimento non si sa, il reato è andato in prescrizione, perché se la donna ha 51 anni, però la polizia statunitense dice che continuerà le indagini quantomeno per capire che storia. Pensa a te, mi viene da dire, allora c'è ancora speranza, sì, per alcune, certo, sai, alcuni, mi viene casi in mente un po' così. Denise Pipitone, la Celentano, queste cose qui, certo. Chissà, se avete notizie 0171 698330, ci facciamo un caffè nel frattempo, sì. Zucchero di canna normale. Ascoltiamo un brano. Human, ora è qui. Basta niente, come in mare. Ma quando stavo per arrendermi, mi ha insegnato a respirare. Mi fermo, mi godo la luce, anche forse un istante, sì. Ora è qui, riesco a crederci. Grido forte che sto bene, domani poi si vede. Questo è l'inizio del viaggio e mi piace, vieni con me. Quante lì sto impolverate, da me prima o poi. Notte appesi a uno schermo a fare le sei a vivere in un film che sono morto, rinchiuso in un finale sempre uguale. Ma poi mi hai detto guarda là fuori, lo so che hai paura, cadrai, ti farei male, ma è così se vuoi volare. Ora è qui, finalmente. La voce, mi fermo, mi godo la luce, anche forse un istante, sì. Ora è qui, riesco a crederci. Grido forte che sto bene, domani poi si vede. Questo è l'inizio del viaggio e mi piace, resta con me. Ehi, ehi, partiamo anche adesso, dai. Hai tenuto insieme il mio mondo, combattuto per due, vedrai. Ora tocca a me,
E rieccoci qua, 8:24 per questo giovedì, 1° dicembre. A scoprire le bugie che alcuni commessi ci dicono, hai capito? Lui l'ha svelato, perché insomma... Un ex commesso, sì, di abbigliamento. Oh, come gli sta bene, ma che bel colore! Quella è una delle classiche, sì, che tutti dicono. E tira di qua e tira di là, poi sì, vai a casa. Guardi, signora, come le sta bene questo vestito. Proprio cucito la su... La balena spiaggiata, va bene. No, succede anche questo, però... Questo commesso ha ammesso di avere spesso mentito, esatto, che ha ammesso di avere spesso mentito mentre lavorava in un negozio di abbigliamento, no? Ecco, sai quando gli si chiede una taglia, il commesso ti dice vado a controllare perché qui non c'è, no? Sì. E tu proprio non accetti questo no e dici no, guardi, ma vado a controllare, magari ne ha ancora... una taglia nel magazzino, questo no, ma certo, lui è dietro, certo, si fa un caffè. Esatto, allora lui ha ammesso che va nel magazzino, in realtà non cerca assolutamente, se si fuma una sigaretta, che non c'è, si prende i suoi 3-4 minuti di pausa, caffè o quello che sia, o semplicemente sta lì fermo e tranquillo, poi torna e dice guardi, mi sono ammazzato a cercare, volevo momenti cadevo dalla su... scala, ma non c'è proprio girato il magazzino al contrario. Sotto sopra. Ecco, sappiate che nessuno gira i magazzini al contrario per cercare il vostro vestito, non lo fa nessuno. E poi vabbè, come dicevamo prima, oh come le sta bene questo vestito, eccetera eccetera. Tira ma un po' quello, di là, è un po' di sai, qua, quello ma ci così sta. È di moda, ah quest'anno va proprio. Il massimo è con le scarpe, ma no, che non le stretta, la compri pure la scarpa, poi non la metti mai più perché tiene un piede si così. Si stringe, però. No. No, ma si allarga, se si allarga, dice ma no, cosa vendi le scarpe che si allargano, vabbè. Stereo 5, giovedì 1° dicembre, gli Scapaldi. Drag my name through the dirt, somehow it doesn't hurt though. Guess you're still holding on. You told your friends you want me dead and said that I did everything wrong. And you're not wrong. Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on. 'Cause I'm not ready to find out you know how to forget me. I'd rather hear how much you regret me and pray to God that you never met me than forget. Aching nights are gray, my heart is still your place, babe. Guess I still feel the same. No, you can't stand my face. Some scars you can't erase, babe. Guess you still feel the same. Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on. 'Cause I'm not ready to find. You know how to forget me. I'd rather hear how much you regret me and pray to God that you never met me than forget me. Oh, I hate to know I made you cry, but love to know. I'd rather hear how much you regret me and pray to God that you never met me than forget me. Oh, I hate to know I made you cry.
Capaldi, giovedì, primo dicembre, proprio abbiamo inaugurato la grande, vero? Certo, questo dicembre. Dobbiamo allora fare l'albero, comunque, nel weekend. Benissimo, il segreto del fascino di un uomo sta nelle sue guance, non ho voglia di parlare dell'albero di Natale, evidentemente, no? Sue palle. Allora, il segreto del fascino di un uomo sta nelle sue guance. Guarda le mie, sembra un criceto. Esatto, lo dice ovviamente uno studio fatto da CTG, il Comitato Tecnico Guance, esatto, il quale sostiene che le dimensioni contano, alle donne piacciono le grandi guance. Parliamo di guance. Ovviamente, l'effetto sensuale aumenta a dismisura, poi se anche le labbra sono carnose. Sì, attenzione, certo, infatti stavo proprio dicendo questo. In giro che ormai... Attenzione alla chirurgia plastica, perché l'esagerazione potrebbe rivelarsi proprio controproducente, fa l'esatto contrario. L'effetto contrario. Ho c'è visto da dire. L'altra mattina Paola Barale in TV. Sì, sembra un'altra, è vero. Sì. Vabbè. Sembra Ken praticamente. Va bene, anche per gli uomini, comunque le guance rose e piene sono sintomo di maialino fascino. Proprio, piace anche a voi, ma che maialino. Altri parametri. Col nasino tondo con due fori. Maialino. Proprio. Vabbè, ma tutti i nasi hanno due fori, se no troppo chi, ma va bene. Comunque, altri parametri particolarmente importanti sulla scelta del partner sono bocca e occhi, quindi anche gli piedi. Occhi hanno il loro perché, anche le anche. Ma le guance devono essere male guance. Mi tiri i fogli così. Sì, così fuori dei foglioni. La vita è splendida, lo dice anche Tiziano Ferro, al pianoforte Mariella Carda. Ti giro lo spartito? Sì. È spartito? No, è tornato. È spartito lo spartito. Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. E smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi più ritorni in piedi, tu che alla fine ancora un po' ci credi. Ci credi a una vita così, che anche quando ti spettina è splendida, sì. Sembra quasi una corsa ad ostacoli. E tu vuoi battere il record mondiale, anche quando il traguardo scompare. Splendida, sì, splendida. Splendida malinconia, splendida quella bugia che ti tiene prigioniera da 20 anni aggrappata a una fotografia. Splendida anche questa luna che non hai certo fabbricato tu. Splendida la paura di dire a tutti che ora vuoi di più, di più. Quando ti spettina è splendida, sì. È una specie di corsa ad ostacoli. E tu vuoi battere il record mondiale, anche quando va tutto a puttane. Anche se a volte vorresti morire, è facile dirsi bugie quando piove. Ti senti sola, ma la vita così, io la voglio lo stesso, una vita così. A pensarci mi vengono i brividi, ma io la voglio cantare.
compare. La 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 la, la 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 la, la vita splendida. Vita splendida, Tiziano Ferro e al pianoforte Mariella, fantastico, dirige l'orchestra. Che bello Teomondo Scrofalo. Sì. Sì, ma cosa c'entra? Ma vabbè, no, veramente. Siamo già nell'atmosfera natalizia, l'atmosfera di Sanremo. Sì, sì, certo, sì. È un attimo. Radio Stereo 5 in tour, saremo a Sanremo. Sì. Ma certo, sì, 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 canta Paolino, sì. Infatti. Vabbè. Tu presenterai anche, sì, no? Sei la co-conduttrice. Sì, la Co-co-co. La Co-co-co. Sa fare la ragazza Co-co-co. Ma per piacere, va, ma vuoi finire? Sì. Benissimo. Dopo queste perle, veramente. Salutiamo, sì, anche Beppe. Salutiamo tutti, perché siamo arrivati in chiusura e l'appuntamento è per domani mattina. Va bene, andiamo a farci un altro caffè, dai, una brioche. Diventeremo un po' nervosi di sto caffè, come se non ci fosse così un domani. Vengono, sì, le guanciotte da criceto. Sì, ciao a bene, tutti, un beso. Ciao.